che la pubblicità dei lavori sarà assicurata mediante la trasmissione Web TV e sul canale satellitare. Ringrazio molto il Presidente della Commissione Esteri della Moldavia, l'onorevole Doina German, che credo è in collegamento con noi, e saluto anche gli altri rappresentanti della Commissione Esteri Moldava e saluto l'ambasciatore Tomassone, il nostro ambasciatore a Chisinau, e l'ambasciatore Ureceanu, che è il nostro, l'ambasciatore moldavo a Roma. L'audizione odierna fa seguito al colloquio tra me e il Presidente German, che abbiamo avuto il 4 aprile scorso, in occasione del quale abbiamo avviato un contatto che oggi si allarga anche a un rapporto tra le commissioni. Abbiamo naturalmente prima di tutto voluto esprimere grande apprezzamento per la capacità che ha avuto la Moldavia di accogliere i profughi ucraini che sono affluiti in Moldavia in una grande dimensione, nonostante la Moldavia sia un paese di dimensioni piccole, la capacità di accoglienza è stata straordinaria e generosa e ringraziamo ancora una volta gli amici moldavi e naturalmente ho confermato in quell'occasione l'impegno italiano a sostenere con forza, con aiuti e in tutti i modi le autorità moldave. Tengo a sottolineare subito che la nostra commissione ha avviato l'esame dell'accordo siglato tra l'Italia e la Moldavia nel 2021 in materia di sicurezza sociale. La nostra commissione ha già esaminato questo trattato, stiamo aspettando i pareri che devono venire dalle altre commissioni competenti. Nel giro di qualche settimana l'accordo sarà ratificato qui dalla nostra commissione. Naturalmente questo incontro ha come tema la crisi ucraina e tutto quello che intorno alla crisi ucraina ruota. Sappiamo che siamo nel pieno di una seconda fase di questa guerra, una fase più di, come si dice, di guerra di attrito, cioè in cui c'è uno scontro molto forte tra i russi che, avendo ripiegato dal progetto originario, stanno cercando di penetrare nel Donbass e di conquistare il Donbass e la costa marittima dell'Ucraina, e a cui si oppone naturalmente una forte resistenza ucraina. Io riconfermo qui quello che l'Italia ha ribadito ripetutamente, ieri è stato ribadito anche dal capo del nostro governo nell'incontro col presidente Biden. Noi siamo fin dal primo istante dalla parte dell'Ucraina, abbiamo condannato l'invasione russa, è un'invasione che non ha nessuna giustificazione e per questo abbiamo fornito e forniamo all'Ucraina tutti gli aiuti che sono necessari, gli aiuti umanitari per i profughi, gli aiuti economici, gli aiuti militari per resistere all'offensiva russa. E parallelamente, insieme agli altri paesi, abbiamo adottato le sanzioni per penalizzare l'economia russa e convincere così Putin a fermare questa avventura e ad accettare che invece si passi ad una trattativa per una soluzione politica. Naturalmente la Moldavia, per dove è collocata, è molto esposta, perché sappiamo che non solo è al confine con l'Ucraina, ma poi c'è non risolto il problema della Transnistria e della presenza russa nella Transnistria, e naturalmente ha molto preoccupato noi una dichiarazione di uno dei più alti ufficiali russo nei giorni scorsi, che ha detto che l'operazione di spingersi fino a Odessa è finalizzata a collegarsi alla Transnistria. E anche in questo caso noi considereremo questa operazione assolutamente illegittima e crediamo che debba essere evitato in ogni caso un coinvolgimento della Moldavia in questa crisi. Ricordo che l'Unione Europea, anche con il concorso ovviamente del nostro Paese,
ha stanziato 250 milioni di euro a beneficio della Moldavia in forma di aiuto e che il 5 maggio sono stati stanziati altri 52 milioni sempre per sostenere la Moldavia, in particolare l'accordo di associazione, cioè l'attuazione dell'accordo di associazione tra l'Unione Europea e la Moldavia. A questo proposito noi siamo favorevoli all'adesione europea della Moldavia e lo abbiamo sostenuto in ogni sede e riteniamo che questo processo di integrazione della Moldavia nell'Unione Europea si debba realizzare con tempi rapidi, perché la crisi che si è prodotta ci dimostra che abbiamo bisogno di mettere in sicurezza quelle aree, quelle regioni che sono a rischio, come la Moldavia, la Georgia, l'Ucraina, i Balcani occidentali, nonché il Caucaso. A questo proposito voglio concludere questo mio intervento ricordando che il Parlamento europeo qualche giorno fa ha approvato una risoluzione che chiede alla Commissione europea di nuovi aiuti in materia macrofinanziaria alla Moldavia, ulteriori misure di liberalizzazione dei trasporti e del commercio, nuovi aiuti per la gestione dei rifugiati e formale consenso e assenso alla domanda di adesione della Moldavia all'Unione Europea. Questa risoluzione è stata votata con il voto di tutti i parlamentari italiani che siedono nel Parlamento Europeo. Infine, anche la nostra Commissione ha approvato una risoluzione nelle settimane scorse in cui si chiede al governo italiano di riconoscere, di sostenere nelle sedi europee il pieno riconoscimento dello status di paese candidato all'adesione alla Moldavia, come alla Georgia e all'Ucraina, e di rafforzare da subito tutte le politiche di relazione, di inclusione, di cooperazione tra l'Unione Europea e la Moldavia e tra l'Italia e la Moldavia. Io ho richiamato questi elementi che sono elementi di contesto, di quadro, e adesso lascerei la parola alla Presidente German per introdurre la nostra discussione. Ringrazio, signor Presidente. Sento pochissimo. Non sento. Ecco. Non la sento la signora, la sento lontana. Deve andare sul, non sento il microfono. Hanno selezionato il canale di interpretariato. La sento da lì come parla, cioè non la sento da un microfono. Non la sentono da... Ma avranno selezionato il canale di interpretariato là? Cioè non la sente da un microfono? Non sente? Io ho alzato lì. No, qui è forte. No, a lei la sento che parla lì, ma non la sento nel microfono. Domna German, da che potes fare un'altra tentativa? Acum va ut mai bine, vă mulțumesc. Sì, sento più forte, ma non la sento nel microfono. Continuăm, da, să continuăm. No, non si sente per niente, no. Non si sente per niente. Lo sentivo benissimo nella prova, sì, nella prova si sentiva benissimo. Sì. Io non lo so. Vuoi chiedere se hanno i microfoni ben accesi? È quello. Avete microfoni le...
Facciamo un interpretario. No, adesso, adesso... Da, a cum va ut mai bine, da. Adesso sento meglio. Perfetto. Allora, sì. Presidente, può continuare. Doamna, puteți să continui. Da. Acum va ut, va ut. C'ho anche un rimbombo. Sarò costretta a imparare l'italiano, dice la signora. Oh. Beh, adesso mi è scomparsa proprio. No, non si sente più. Ringrazio, perché non la sento a tratti. Non so qua che succede. Donna German. Io sento sempre lontano, no, non sento in cuffia. Se parla un po' più forte... Boh. No, non la sento. Adesso la sento. Infine. Ecco. Ringrazio i colleghi. Tentiamo un'altra volta, speriamo che abbiamo di avere successo. Signor Presidente, cari colleghi, cari membri della Commissione esterna, vi rivolgiamo il nostro saluto dal Parlamento della Repubblica Moldova e ringraziamo con tutto il cuore per l'opportunità di arrivare a questa seduta bilaterale. Dopo l'incontro che abbiamo avuto con il signor Presidente, e penso che sarà un inizio di buon augurio, l'inizio di una collaborare fra le nostre commissioni, soprattutto in questo contesto della crisi senza precedenti che stiamo attraversando. Per quanto riguarda la sicurezza regionale, ma anche in riferimento alla domanda di adesione della Repubblica Moldova all'Unione Europea, abbiamo bisogno dell'appoggio di tutti i nostri partner per poter sviluppare tutto quello che possono fare i paesi amici e vicini. Attraversiamo un periodo drammatico, complicato per noi come paese, come popolo, perché siamo proprio in mezzo, siamo quelli più colpiti dopo l'Ucraina della guerra che si svolge nelle nostre vicinanze. Oltre 450.000 rifugiate da febbraio finora hanno attraversato i confini del nostro paese. In questo momento oltre 90.000 di rifugiati ucraini si trovano nel nostro territorio. 50% di questi sono bambini, minorenni. Ovviamente la maggior parte sono le loro madri con bambini piccoli, anche in età scolare, e noi come Parlamento, come istituzioni competenti, ci rendiamo conto che è una grave sfida per noi
questa esperienza che stiamo attraversando. È la prima volta che attraversiamo una cosa del genere, però voglio precisare che ogni volta che abbiamo avuto le visite, visite da parte delle delegazioni straniere, tutti hanno apprezzato l'organizzazione e la mobilitazione di tutti i moldavi e anche da parte degli enti e delle persone in generale, perché veramente i moldavi hanno aperto il loro cuore, le loro case e hanno ricevuto nelle loro famiglie i rifugiati, hanno accolto gente che è scappata dalla guerra, e noi vi garantiamo che continueremo ad aiutare queste persone. Continueremo ad offrire tutto il nostro appoggio. È ovvio che in questa seconda tappa della guerra ci rendiamo conto quanto è importante l'integrazione di queste persone per integrare socialmente i bambini che devono frequentare le scuole. Immagino le complicazioni burocratiche che ci sono, la situazione per quanto riguarda le banche, gli enti che assumono queste persone, però noi come autorità proviamo a trovare la soluzione a ogni problema che può sorgere. Noi monitoriamo da vicino quello che succede a Odessa, vediamo questi tentativi di escalation della situazione. Abbiamo lasciato dietro la giornata di 9 maggio, una giornata complicata. Per noi ci sono state manifestazioni da tante persone, 7.000 uomini sono usciti in strada e hanno festeggiato il giorno della vittoria. Adesso, durante l'iter di approvazione della legge in quale la Moldova ha proibito il nastro ESV, è stata la provocazione più grande, perché il giorno di 9 maggio questi segni erano portati volentieri. Adesso segue un periodo difficile, perché sono stati sanzionate tante persone, anche collocate in alto, con delle multe e con contravvenzioni. È la prima volta per la Moldova, però siamo determinati e riteniamo che l'opportunità di questa legge è stata opportuna, perché abbiamo visto la differenza della festa del 9 maggio nel 2022 e quello che è successo l'anno scorso nel 2021. Nell'ambito dell'integrazione europea, signor Presidente, lei ha sottolineato il voto massiccio della risoluzione che chiede lo statuto di paese candidato. Noi apprezziamo moltissimo e vi ringraziamo per tutto l'appoggio offerto. Ci rendiamo conto che gli effetti giuridiche di questa risoluzione non potrà avere effetti immediati, però la volontà politica di questa risoluzione è enorme. Noi siamo in pieno processo di finire la seconda parte del questionario di adesione UE.
siamo riusciti a trasmettere la prima parte del questionario, 369 questioni, domande. Abbiamo anche avuto la risposta, che è stata una risposta di apprezzamento per quello che la Moldova ha fatto. Hanno apprezzato la nostra operazione e la conformità delle risposte. Domani siamo già pronti di presentare e trasmettere la seconda parte del questionario, le 2000 questioni che sono arrivate addirittura d'arrivo. Questo vuol dire che siamo determinati, che la Repubblica Moldova è cosciente dell'importanza di questo processo e si rende conto di questa opportunità senza precedenti di arrivare dove ambisce di arrivare, dove merita di essere, insieme ai paesi dell'Unione Europea. Noi puntiamo sempre per l'appoggio da parte dell'Unione Europea. Ci rendiamo conto che è un processo lungo, che non può avvenire subito, da un giorno all'altro, però ci siamo assunti noi come Parlamento questo impegno. E l'11 luglio il popolo della Moldova avrà una prima nella storia della Moldova. Nei 30 anni dall'indipendenza ha fatto un'opzione per uno Stato democratico, uno Stato che si affianchi alla comunità europea. I cittadini hanno votato per la giustizia, per il rispetto dei diritti, per i valori europei, hanno votato per combattere la corruzione e noi ci rendiamo conto benissimo quali sono le nostre intenzioni, la nostra volontà, e andiamo in modo determinato su questa via irreversibile verso l'Unione Europea. Vorrei ricordare la visita del gruppo di amicizia che ha avuto luogo la settimana scorsa. I vostri colleghi sono venuti nel Parlamento della Moldova. Gli incontri sono stati molto fruttuosi e ringraziamo moltissimo che in questi tempi veramente difficili hanno trovato il tempo di farlo e sono venuti qui a trovarci. Per noi conta moltissimo, perché così siamo coscienti di non essere soli e che siete vicini a noi. Altresì, signor Presidente, nei dialoghi che abbiamo avuto, lei ha precisato la possibilità di una conferenza internazionale per l'integrazione della Moldova nell'Unione Europea, una conferenza che potrebbe avere luogo. Noi siamo assolutamente aperti e con grande piacere parteciperemo e saremmo onorati a partecipare a un evento di questo tipo. Io mi fermerei qui e forse i miei colleghi potranno intervenire anche loro sugli argomenti che seguono. La ringrazio. Presidente, naturalmente noi siamo assolutamente favorevoli a sostenere l'adesione della Moldavia all'Unione Europea. Lei sa che in questi giorni il Presidente Macron ha avanzato una proposta di costituire una comunità politica europea che tenga insieme subito i 27 paesi e tutti i paesi candidati all'allargamento. Questo non sostituisce naturalmente il percorso di adesione,
Però siccome, come lei ha detto, il percorso di adesione richiede un certo tempo, la proposta di Macron ha il vantaggio di associare da subito i paesi candidati alla vita dell'Unione Europea. E quindi di questo noi vorremmo sapere un po' qual è la vostra valutazione su questa proposta. Intanto io darei la parola a uno dei nostri colleghi, che tra l'altro ha fatto parte della delegazione che, di amicizia, che ha visitato la Moldavia la scorsa settimana, l'onorevole Del Mastro. Prego, Del Mastro. Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti. Saluto il presidente German, la presidente del gruppo di amicizia Moldavia-Italia Galina Sajin, l'amico e collega moldavo Michele Druzza, che vedo collegati. Per confermarvi che l'Italia è al fianco, senza se e senza ma, della Moldavia, che conosciamo lo sforzo che la Moldavia sta facendo per collocarsi saldamente nell'asse delle democrazie occidentali. Conosciamo lo sforzo del presidente Sandu. Conosciamo lo sforzo di chi dalla Moldavia si dichiara neutrale ma non indifferente e condanna senza se e senza ma l'aggressione russa all'Ucraina. Conosciamo lo sforzo umanitario che state facendo, l'ho visto anche con i miei occhi. Abbiamo visto non solo quello che fa il governo e gli enti locali, ma le famiglie moldave, a dimostrazione del fatto che c'è una società che in termini maturi ha scelto le democrazie occidentali anche come solidarietà. Il presidente Fassino da sempre impegnato nell'integrazione, anche più coerentemente che il sottoscritto, e quindi sono sicuro che col presidente Fassino tutto quello che si potrà fare in termini di democrazia, di rapporti, di diplomazia parlamentare, lo faremo. Lo merita Sandu e merita soprattutto di far vedere che quegli sforzi di riforme che state facendo sono anche pagati. E sotto questo profilo, per esempio, abbiamo calendarizzato, grazie alla sensibilità del presidente Fassino, l'accordo bilaterale firmato dal presidente Sandu il 18 giugno del 21 sulla previdenza, perché l'Europa e l'Italia sono patrie di diritti sociali e questo lo dobbiamo riconoscere a chi sta facendo questo percorso come voi. Quindi nel nostro piccolo questo abbiamo fatto. Credo che il presidente Fassino e tutti noi assieme potremmo operare per immaginare degli accordi bilaterali di diplomazia parlamentare ancora più intensi di quelli che abbiamo avuto in passato su vari versanti, e sosterremo senza se e senza ma l'adesione della Moldavia all'Europa, ulteriormente guadagnata ultimamente per via della posizione geopolitica e per quella straordinaria solidarietà che voi, istituzioni e tutto il popolo moldavo sta mettendo in campo. Grazie. Ha chiesto la parola, darei la parola ancora a una nostra parlamentare e poi passiamo la parola a voi. Onorevole Di Stasio. Sì, grazie Presidente, anch'io mi associo ai ringraziamenti e dimostro anche la nostra solidarietà, diciamo, al processo di allargamento all'Unione Europea, ribadendo appunto l'urgenza in questo tipo di processo. Io cercherò di essere piuttosto telegrafica anche in vista, diciamo, dei tempi che abbiamo ridotti. Avrei due questioni da sollevare e spero che possano esserci risposte. La prima che riguarda l'approvvigionamento energetico, perché sappiamo benissimo che la Moldavia ha una forte dipendenza dal
appunto dall'approvvigionamento energetico russo, anche dal gas russo, e quindi chiedo se a questo punto, data anche l'urgenza di un'eventuale entrata in Unione Europea, viste le ultime dichiarazioni anche proprio dalla Russia, se la Moldavia in qualche modo sta cercando di ovviare a questo tipo di esigenza anche per il futuro di una dipendenza così forte, anche sotto il profilo ovviamente elettrico. E un'altra invece domanda che riguarda due regioni autonome, che sono quella della Transnistria e ovviamente anche della Gagauzia, in cui sappiamo che vi sono delle forti fibrillazioni anche in atto da ovviamente presenze filorusse in loco, che potrebbero effettivamente destabilizzare ulteriormente, e che si dice che comunque siano prossime anche come entrata tra virgolette da parte dell'esercito russo per destabilizzare la zona. Quindi, alla luce anche di queste notizie che ci arrivano abbastanza preoccupanti, se possono darci degli aggiornamenti. Grazie. Bene, prego, a voi la parola. Ringraziamo colleghi per i commenti, per le domande. Con il vostro permesso darò la parola al signor Presidente. Cari colleghi, onorati ambasciatori, sono molto contento di questa opportunità di parlare dello stato delle cose in questo periodo molto complicato per la Repubblica Moldova. Inizio nel dire che a prescindere dalle crisi che sono arrivate, a prescindere dalla guerra, le istituzioni dello Stato della Moldova ha fatto tutti gli sforzi per rispondere in maniera solidale e con efficienza al flusso massiccio di rifugiati. E ha fatto tutti gli sforzi per garantire a tutti un clima stabile al di là di tutti gli altri gruppi marginali, quelli che lei diceva che era. Però più di questo vorrei sottolineare che noi neanche per un secondo abbiamo rinunciato agli impegni che abbiamo preso con la popolazione per le riforme, per la retribuzione sociale, i nostri impegni di continuare i progetti di infrastruttura per i problemi energetici, poi parlerò. L'impegno più importante è quello di aderire nell'integrazione europea. Abbiamo fatto la domanda di aderire in maniera accelerata. Noi desideriamo di rimanere parte del mondo libero, siamo un paese europeo con un popolo europeo. L'accordo di associare, di libero scambio, il regime di liberalizzazione delle viste ha dimostrato che la Repubblica Moldova passa attraverso un processo di integrazione avanzato con l'Unione Europea in questa tappa. Noi abbiamo adottato oltre 50% dell'acquis europeo. Anche nel contesto del regime liberalizzato per i visti abbiamo un grado molto avanzato per tanti programmi. Oltre 60% della popolazione moldova sostengono pienamente l'adesione della Moldova. E per quello che ci siamo mossi rapidamente con quest'anno, il primo è stato già depositato, il secondo sarà depositato domani. La signora Presidente Maia Sandu ha creato una commissione di integrazione europea per sorvegliare da vicino i processi interni di integrazione. Per noi l'integrazione europea non è una cosa di politica esterna, ma è un processo di trasformazione del Paese. Abbiamo bisogno di questo più che mai in questo periodo complicato. In questo contesto lo statuto di Stato membro, di Stato candidato all'Unione Europea aprirà le opportunità per accelerare la trasformazione del Paese. Adesso vorrei parlare del problema energetico. Sì, la Moldova è veramente profondamente dipendente dal gas da parte della Russia, però dal settembre finora qualcosa è cambiato e
è stato inaugurato un gasdotto Iași Ungheni dalla Romania. La Moldova non è più completamente dipendente dalla Russia. Abbiamo alternative. Questo è il primo aspetto. In secondo luogo, il capitolo di approvvigionamento con energia elettrica. In questo momento abbiamo la possibilità di interconnessione con la Romania per avere la possibilità di rifornirci di energia elettrica non solo dalla Transnistria, ma anche con la possibilità di avere rifornimenti dalla Romania. In questa tappa siamo in discussioni avanzate con l'Ucraina, che ci potrà fornire energia elettrica in base ad un accordo di prioritario. Questo diversificherà ulteriormente le fonti della Moldova. Per quanto riguarda il petrolio, noi non dipendiamo dalla Russia, la maggior parte li compriamo già sul mercato europeo. Per quanto riguarda la Transnistria e l'unità territoriale Gagauzia, la Gagauzia è veramente una situazione complessa, perché lì il grado di penetrazione della propaganda russa è veramente enorme. Nonostante questo, tutti i sondaggi fanno vedere che tutti i cittadini della Moldova desiderano la pace. Anche in questi avvenimenti del 9 maggio, che qualcuno ha promosso messaggi estremisti, però hanno avuto un carattere marginale, periferico, non hanno un carattere ampio. Nel terzo mondo, la Gagauzia è una regione del delle regioni che beneficiano dell'assistenza da parte dell'Unione Europea. Loro sono dipendenti dai programmi europei molto più delle altre regioni della Moldova. Più di questo, negli ultimi anni abbiamo il desiderio di avanzare, di trasporre i programmi in Gagauzia, sostenendo la loro cultura, però per farli studiare la lingua romena, di combattere la propaganda e le fake news e mettere uno stop alla propaganda russa. La regione della Transnistria è una zona di grande rischio, però al momento non offre occasioni di pericolo immediato. Le cose sono stabili e pacifiche. La Transnistria, a dispetto di questo legame con la Russia, 60% delle esportazioni della Transnistria vanno verso l'Europa, e abbiamo ogni motivo di credere che le autorità della Transnistria non hanno alcun motivo di aprirsi a un'escalation della guerra. Adesso forse le cose potrebbero cambiare a causa della propaganda della Russia. Sì, la Transnistria è una zona di pericolo, però, ripeto, le autorità della Repubblica Moldova fanno tutti gli sforzi diplomatici, e anche con l'organismo OSCE nelle trattative per non arrivare a un'escalation del conflitto. I segnali che arrivano dalla Transnistria ci dicono che loro si spostano in Moldova, perché a livello umano la maggior parte hanno famiglia, parenti in Moldova, studiano in Moldova, hanno affari sulla riva destra del Nistro, del Dnieper, cioè in Moldova. Dunque lì facciamo tutti gli sforzi per mantenere la stabilità nella regione della Transnistria e la stabilità in Moldova. Ci rendiamo conto quanto è vitale questa stabilità nell'ambito di questa crisi della guerra e nello sviluppo
nello sviluppo. Se ci sono altri dettagli che forse mi sfuggono per quanto riguarda la domanda di adesione, noi vi stiamo a disposizione per ogni chiarimento. La Commissione parlamentare della Commissione esterna farà tutti gli sforzi necessari e sarà a disposizione di tutti i parlamenti europei, incluso il Parlamento italiano, per chiarire e portare tutti gli argomenti, per far capire che siamo un paese europeo e siamo impegnati in continuare in questo processo di trasformazione del paese. Vi ringrazio moltissimo. Colleghi, permissione ad ministro, o solo... Ringraziamo domnul Baluțel. Adesso la signora Galina este la presidente del gruppo di amicizia Italia-Moldova, con un breve intervento. Ringrazio, vi rivolgo il mio saluto e ringrazio per l'occasione offerta. Quello che volevo precisare io è che purtroppo, oppure per fortuna, da alcuni decenni la parte della politica estera della Moldova è diventata la diaspora. In Italia la diaspora moldava è molto numerosa. I dati ci dicono che 822.000 cittadini moldavi che si trovano in Italia. Noi stimiamo che in realtà che ci sono all'incirca 300.000 cittadini moldavi. Vorrei pregare la Commissione Esteri italiana di contribuire anche a risolvere alcuni problemi per quanto riguarda lo status dei nostri cittadini in Italia. La nostra collaborazione è abbastanza intensa. Grazie agli ambasciatori degli entrambi i paesi sono diventati molto più intensi, molto più frequenti e speriamo di andare avanti su questa via positiva. Io vorrei parlare di un problema che mi inquieta un pochino e cioè il lavoro a nero in Italia dei cittadini moldavi. Pregherei se possiamo tornare agli dialoghi che hanno avuto luogo in passato, quello che riguarda la migrazione per motivi di lavoro. Penso che ci sarebbe molto da lavorare in questo senso. Ringrazio moltissimo per la firma del recente accordo per il riconoscimento dei diplomi accademici, che è un passo in più per l'integrazione dei cittadini moldavi in Italia. Abbiamo un esempio di integrazione positivo nell'ambito di conversione delle patenti di guida, problema che anche questo contribuisce molto all'integrazione dei moldavi. L'Italia è un esempio da questo punto di vista per gli altri stati europei, in questo senso. Noi facciamo sempre l'esempio dell'Italia, in questo senso, perché questo accordo ha dato buoni frutti. Abbiamo tante cose da fare insieme e vi ringraziamo per l'apertura che la troviamo sempre nel Parlamento italiano e per il sostentamento, l'appoggio che ci accordate. Ringraziamo Galina. Signor Presidente, cari colleghi, come avete capito, la Moldova è in buone mani, soprattutto nelle mani delle donne, perché noi siamo fieri che abbiamo alla guida del Paese donne coraggiose e forti, abbiamo un Presidente donna, grazie alla quale anche per quello siamo riusciti a mantenere la situazione stabile, evitare i dissensi politici
politici, militari in Moldova. Grazie all'empatia e al grado di responsabilità che il primo ministro insieme a tutto il governo dimostrano ogni volta, che finora non abbiamo mai avuto un governo che sia così, così preoccupato e empatico con i problemi dei cittadini della Moldova e anche per di quelli che sono in situazione difficile. Abbiamo una donna anche a capo del Ministero dell'Interno che anche durante questo periodo di guerra ha garantito l'ordine pubblico, la sicurezza, a difendere le frontiere. Abbiamo la frontiera maggiore è con l'Ucraina e abbiamo la sicurezza, abbiamo l'organizzazione ottima e grazie al Ministro dell'Interno. Un'altra volta ringrazio con tutto il cuore per l'appoggio e l'assistenza finanziaria, tecnica, parlamentare, diplomatica. Tutto è estremamente apprezzato che in tempi come questi, così complessi, voi siete vicino a noi. Noi puntiamo sul vostro appoggio anche in futuro e vi aspettiamo a Chisinau in un periodo di pace. Ringrazio la Presidente, lei ci ha dato delle informazioni, lei e i suoi colleghi, delle informazioni molto importanti. Io personalmente ho incontrato la Presidente Sandu quando è venuta in visita in Italia. E attraverso l'ambasciatore Ureceanu abbiamo un continuo rapporto di informazione con la situazione nel vostro paese. Io vorrei fare una domanda è relativa ancora alla Transnistria, ci è stato spiegato dal collega prima che la situazione oggi in Transnistria è tranquilla, che la Transnistria esporta verso l'Unione Europea gran parte delle sue esportazioni, che c'è una situazione stabile. Però c'è un problema, una questione che io non vorrei approfondire, cioè come procedono i negoziati, le trattative per lo status della Transnistria, perché il problema della Transnistria è che c'è una rivendicazione di status di autonomia da parte dei dirigenti transnistriani, un'autonomia che qualche volta in realtà poi appare più una richiesta di separatismo e una richiesta di indipendenza, tant'è vero che oggi c'è in Transnistria un potere distinto e a Tiraspol c'è un'autorità che non è l'autorità di Chisinau. Allora, come voi vedete questo tema? Qual è la prospettiva di un accordo sull'autonomia della Transnistria dentro lo Stato moldavo? Volevi, Paolo? E poi adesso io passo la parola a un nostro collega, al vicepresidente Formentini, che voleva intervenire. Prego. Grazie davvero per lo sforzo che sta facendo la Repubblica Moldova per accogliere i profughi ucraini. L'Italia è schierata al fianco della Repubblica di Moldova e sta, come ben sapete, fornendo aiuti. Anche recentemente c'è stata una missione per potenziare gli aiuti italiani. Vista la difficile e complessa situazione anche dal punto di vista economico, a vostro avviso come si potrebbe incrementare lo scambio economico tra Moldova e Italia, in particolare per quanto riguarda la produzione vitivinicola che ha subito a causa dell'embargo russo
un forte contraccolpo, perché lo ricordiamo, la Russia era il principale importatore del vino della Repubblica di Moldova, avendo l'Italia un antico e importante know-how nel settore, come potrebbe mettersi a disposizione anche per aiutare la commercializzazione del vino ivi prodotto. E ancora, come risolvere il problema della mancanza di manodopera, vista la forte emigrazione che affligge tutto il settore agricolo. Ecco, questo era solo un esempio per dire che si può fare molto insieme, si può lavorare con vantaggi reciproci dei due paesi. Ho visto che tra l'altro già in Kosovo c'è una partecipazione dell'esercito della Repubblica di Moldova, proprio sotto il comando italiano peraltro, e che nel prossimo agosto dovranno partire dei militari verso il Libano per aggiungersi alla missione UNIFIL. Detto tutto ciò, visto che il ministro degli esteri ha riassunto benissimo, a mio avviso, la posizione della Repubblica, noi siamo neutrali ma non siamo indifferenti. Non resta che continuare a esprimere tutto il sostegno italiano, lo abbiamo fatto, come avete ricordato, con la risoluzione, e continueremo a farlo con tutti gli atti parlamentari a nostra disposizione. Però, come già per l'Ucraina poche settimane fa, avendo scoperto che esisteva un protocollo di collaborazione parlamentare al quale poi non è stata data attuazione, in questo caso addirittura potremmo, lancio questa idea anche al Presidente Fassino, proporre noi, vista la delicatezza della situazione, che si istituisca un protocollo di collaborazione tra i due parlamenti. Grazie. Prego, a voi la parola. Vădam cuvântul. Ringraziamo i colleghi per i commenti, per le belle parole, per l'apprezzamento, ma anche critiche. Ci rendiamo conto che conoscete benissimo la situazione politica e sociale e economica della Moldova. La situazione della Transnistria è... La Repubblica Moldova ha sempre mirato alla soluzione pacifica del conflitto in Transnistria. Ci rendiamo conto che in queste condizioni della guerra la situazione in Transnistria è ancora più sensibile. Però oggi abbiamo visto oggi le ultime declarazioni dell'autoproclamato leader di Tiraspol, che hanno detto che loro sono i prigionieri della guerra in Ucraina. Dunque loro stanno fra la Repubblica Moldova e Ucraina e con ogni sicurezza non vogliono essere coinvolti in questa guerra. C'è un'apatia totale da parte delle forze della sinistra del Dnieper. Sono coscienti che potrebbe succedere un'escalation della situazione. Vorrei precisare che recentemente ci sono state delle discussioni che riguardano l'energia elettrica. Come sapete, la Moldova prende l'energia elettrica dalla Transnistria. Abbiamo prorogato il contratto con loro per un altro mese. Questo dunque dimostra che loro non sono ostili verso la Moldova. Lo prendiamo come un buon segnale positivo.
Per quanto riguarda l'esportazione, è la diplomazia economica che conta moltissimo per noi adesso. Riteniamo che c'è bisogno di un revirimento della diplomazia economica. La Moldova... posso... Vorrei essere un po' immodesta, però vorrei dire che in Moldova ha i migliori vini dal nord al sud e reputiamo che possiamo esportare vino di alta qualità in tutta l'Europa. E quando nel 2005 la Russia ha provato di minacciarci e hanno introdotto un embargo contro i vini moldavi, noi abbiamo attraversato una crisi economica nuova, però questo ci ha fatto mobilitare, è stata una finestra verso opportunità nuove e da allora abbiamo prodotto vini migliori, ci siamo orientati verso altri mercati, verso l'Unione Europea. È per questo che riteniamo che la diplomazia economica è estremamente importante. Cari colleghi, vorrei chiudere qui il mio discorso perché dopo abbiamo un'altra riunione, però signor Presidente, apprezziamo moltissimo il suo messaggio. Restiamo sempre in ascolto, siete per noi, siete un pilastro della democrazia, della solidarietà. In tempi così complicati per noi il coraggio e la solidarietà che ci dimostrate sono elementi di base per una vera democrazia. La ringrazio. Io la ringrazio, ringrazio i suoi colleghi e tutti i membri della Commissione e concludendo direi che ovviamente rimaniamo in contatto in queste settimane di crisi, quando sia possibile noi siamo pronti a ricevervi con una vostra delegazione in Italia, quindi io le rivolgo questo invito, naturalmente a nostra volta saremo interessati a visitare la Moldavia e una cosa che possiamo nelle prossime settimane organizzare è una riunione con lei, col Presidente della Commissione Esteri della Georgia e compatibilmente col conflitto col Presidente della Commissione Esteri dell'Ucraina per ragionare su come l'Italia può aiutarvi e sostenervi nel processo di adesione all'Unione Europea. Se lei concorda con queste proposte, noi potremmo allora metterci al lavoro e per adesso ringraziarla di questo contatto e augurarvi naturalmente buon lavoro. Grazie. Ringraziamo per l'invito, saremo onorati di venire in Italia, contestualmente ripetiamo il nostro invito a Chisinau in Moldova e vi auguriamo salute, pace e sicurezza.